Sono Rinaldo. Bentornati in questa bellissima trasmissione intitolata Digital Night. Scrivere il format per Lady Nights è stata una bella sfida, che ho colto con grande entusiasmo. Lavorare in squadra con Teo, con Giordano, tutto il team di Music in Box e Futura Network ha permesso da una parte una grande libertà dal punto di vista autorale. Non siamo in effetti stati soggetti ai vincoli dei media tradizionali o delle grandi piattaforme e quindi la libertà creativa ha potuto viaggiare libera. A parte, dai, facciamo una bella cosa. Abbiamo impostato come un late night show di tradizione anglosassone, con lo spirito divertente e leggero che contraddistingue un prodotto entertainment. Ma questo non significa che i temi affrontati non siano anche profondi. Essere divertenti, come dico sempre, è una cosa seria. Portare il pubblico e gli ospiti attraverso un viaggio che faccia ridere, ma anche emozionare e pensare, è bellissimo. Spero di riuscire nel mio intento, ma so che c'è una grande squadra dietro alla produzione e quindi sono fiducioso che otterremo dei bei risultati. Ogni evento, insomma, ha la sua peculiarità, che sia un concerto con il pubblico, che sia una trasmissione TV in streaming. Sicuramente questo nuovo modo di comunicare, di arrivare alla gente, che c'era già prima ma non era sfruttato al meglio, ora diventa quasi un'esigenza. Sono sicuro che questo momento storico è un momento di cambiamenti e noi lo stiamo veramente vivendo. Io penso che sarà un passo in cui, insomma, decisivo, dove non si potrà tornare indietro. Futura Network è la piattaforma su cui trasmettiamo Lady Nights. È una nuova piattaforma che permette di espandere le possibilità per chi vuole trasmettere spettacoli in diretta o on demand, oppure di accrescere il proprio business attraverso corsi di formazione e altre attività. Abbiamo preso le principali caratteristiche delle piattaforme gratuite come Facebook e YouTube e abbiamo implementato importanti applicazioni, tra cui la possibilità di portare all'interno dello spettacolo un pubblico in diretta, una live chat e la personalizzazione grafica di una landing page o di un mini sito. Il settore della cultura è sicuramente il settore che è stato più colpito da questo maledetto virus Covid-19. Allora, a un certo punto, verso la fine di settembre, si era deciso di mettere in pratica un palinsesto ibrido, cioè in presenza, metà in presenza e metà in streaming, in accordo con la società di service Music in Box, senza il cui ausilio non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto. È stato quello di trasformare il teatro in una sorta di studio televisivo. La riflessione è stata appunto quella di trasformiamoci e vediamo questo impulso dove ci porta. La regia di Digital Nights ha previsto l'installazione di 7 camere. Per un discorso di sicurezza abbiamo deciso di remotare la maggior parte delle camere. Abbiamo lasciato comunque un operatore con una camera a spalla per garantire quella dinamicità che deve avere un concerto live. La regia è una regia ibrida tra quella del salotto in stile late night e quella del concerto. A tutto questo si aggiunge poi comunque la parte grafica, che abbiamo curato anche insieme all'aiuto di Marco Rossoni, che ha curato la parte grafica, gli stinger, quindi delle wipe e della grafica che ci permettesse di contestualizzare tutto. Non è importante. Sì, Michi. Ma in sala i musicisti si vogliono sentire. Quello che vogliamo fare è andare a intercettare quello che il pubblico si aspetta, ma anche quello che il pubblico non si aspetta. L'audio di Digital Night è gestito da due tecnici, uno che sono io, che mi occupo di tutto l'audio che gira all'interno della struttura, del set, quindi il palco, l'audio per i musicisti, il salotto, e l'altro tecnico che si chiama Michele Baffi, che si occupa dell'audio
per lo streaming, per la messa in onda quindi, e per l'interazione del pubblico da casa. Questo impulso permetterà poi anche al pubblico stesso di adeguarsi a quelle che sono le nuove dinamiche del settore della cultura, perché inevitabilmente questi lockdown che si sono succeduti nel corso del 2020 e all'inizio del 2021, un cambiamento sicuramente l'hanno imposto. Quindi bisogna pensare al futuro. Io credo che la gente dopo questo maledetto periodo probabilmente siamo tutti costretti a cambiare le nostre abitudini. Questo farà in modo di sfruttare al meglio questo tipo di tecnologia. È un futuro, è una nuova cosa, è una cosa bellissima e cerchiamo di farla al meglio. Ne sono convinto, sono ottimista.